di Tommaso d'Aquino, io amo una bellissima preghiera, una delle più belle e profonde che Tommaso abbia mai composto. È vero che qualche studioso dice che ha messo in dubbio che l'autore di questa preghiera che adesso vi inizierò a leggere sia proprio San Tommaso, ma questo lasciamo agli storici e agli studiosi. Bene, questa preghiera, che è secondo me è riconosciuta come la più profonda e la più bella, è il famoso Adoro te devote latens veritas, che noi cantiamo e preghiamo soprattutto nelle nostre celebrazioni, in cui ringraziamo il Signore per il dono del suo corpo, del suo sangue, durante le sante 40 ore, durante l'adorazione eucaristica, l'esposizione eucaristica, la benedizione eucaristica, eccetera. Traduco dal latino: te devotamente io adoro, verità nascosta. Te que sub is formis vere latitas, tu che sotto queste apparenze sei veramente celata. Tibi se cor meum totum subicit, tutto il mio cuore a te si consegna. Quia te contemplans totum deficit, perché contemplandoti tutto viene meno. Vedete che profondità! Dinanzi all'Eucaristia un teologo riesce a raggiungere, contemplando il mistero della fede. E qui, come giustamente fa notare Paul Brendan Murray, questo domenicano irlandese teologo che già abbiamo citato altre volte, che ci sta aiutando in questo nostro cammino di preparazione al giubileo attraverso la preghiera, qui Tommaso richiama due umili figure evangeliche, il buon ladrone sulla croce e Tommaso l'incredulo. E lui chiede appunto ciò che il ladrone domandò, buon ladrone domandò a Gesù sulla croce. E poi, rivolgendosi al Signore, fattosi in carne, fattosi sangue, lui dichiara la sua fede con queste parole: le piaghe come Tommaso non vedo, tuttavia confesso te, mio Dio. È una preghiera questa su cui potremmo stare tanto tempo, ma la parte successiva è appunto l'espressione, l'apice di questa preghiera che raggiunge Tommaso, l'apice in cui Tommaso sente il bisogno, ma nello stesso tempo avverte il desiderio di sperimentare, di vivere, direi di toccare l'amore salvifico di Cristo. In questi suoi scritti, in queste sue preghiere, Tommaso dichiara profondamente la sua fede. Ma questa seconda parte la vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!